Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 30 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Weekend vivace, con una marea di amici. Ponte con parecchi amici attorno, naturale ora che Venere vi rende così piacevoli e seduttivi, tutti vi si assiepano attorno per godere della vostra bellezza e della vostra compagnia. Vivace e rassicurante anche il sestile di Giove, datore di fortuna come la vostra bella inquilina, vi sentite protetti contro i guai e tutto ciò che intraprendete vi appare facile e piacevole, proprio come la danza per la quale siete versati, sottolineata quest'oggi dalla sua giornata celebrativa. Bella domenica in gita, sui campi sportivi o semplicemente a spasso, di sicuro non a casa a spignottare, avete voglia di aria, sole, natura. Soprattutto di stare con la gente, per voi la socialità è una spezia irrinunciabile. Dopo una pizza o una birra con gli amici si finisce inevitabilmente col parlare di attualità, di guerra, di pace, di torti e ragioni. Ma qui sfoggerete la vostra arte diplomatica, meglio non pronunciare parole di cui pentirsi, inimicandosi parte della compagnia. La solitudine, o la sensazione di essa, avrà un prolungamento. All'orizzonte non si prospettano novità di nessun genere. La condizione di restare soli non è del tutto negativa, potreste riflettere sugli errori passati e sfruttare questo tempo per rigenerarvi e crearvi un'isola felice, un porto sicuro. Attenzione ad oggetti che scottano e bollenti, maneggiateli con cura e prudenza, potreste scottarvi o combinare qualche piccolo disastro. Prestate attenzione anche ad oggetti acuminati o taglienti. Ogni giorno trascorso a recriminare è un giorno prezioso perso girovagando nelle pieghe della vita alla ricerca del nulla. Provate con un colpo di spugna a mettere da parte ogni incomprensione ora con cuore verso alcune persone che in fondo vi vogliono bene. Provate a parlare loro con il cuore piuttosto che con la ragione. Matrimonio, associazioni lavorative, cause legali, tutto bene o quasi. I semi piantati due settimane fa, daranno ora i loro frutti. Buon umore. Meglio tardi che mai, vi accorgerete oggi che una persona vicina a voi, quanto mai pettegola e intrigante, potrebbe mettervi in serio imbarazzo. Oggi non confidatevi con nessuno. Credete che sia utile continuare a chiedere ad amici e parenti dei consigli su alcune questioni che riguardano solo voi? Molti di questi consigli potrebbero andare nella direzione opposta a quella che fa il vostro bene. Cerca di rispettare patti, appuntamenti e promesse. Insofferenza. Giornata movimentata. Sarai socievole. Evita alcolici e cibi grassi. Telefonate e messaggi in arrivo, oggi il vostro cellulare potrebbe essere infuocato. Però non restate molto a telefono. Buone opportunità per organizzare un weekend. Anche se dovrete fare i conti con le risorse limitate. Mettete mano a un progetto che avevate in mente e studiate come portarlo a termine limando sulle risorse e sulle spese. L'amore sarà la cosa più importante per voi in questo giorno. Vi esce da tutti i pori. Sarà un giorno molto felice. Ci sono persone che oggi avranno bisogno del vostro intervento, quantomeno un sostegno morale. Cercate di rendervi sempre disponibili e di fare anche il lavoro degli altri se sarà necessario, sarete ricompensati a dovere e le vostre quotazioni saliranno. Il lavoro in questa giornata potrebbe rendervi le cose più facili, in quanto non avrete molto da fare e potrete a fine giornata riposarvi e godervi un po' in santa pace la vostra casa o il vostro partner. Si apre uno scenario che promette uno scorrimento sereno degli avvenimenti. E vi delinea, in un futuro non molto lontano, un progressivo alleggerimento delle questioni che vi avevano interessato e per certi versi appesantito di recente. Luna, Mercurio e Venere, forze che allargano una visione prospettica sul mondo, vi sostengono, aiutandovi nel trovare le chiavi giuste per agire. Plutone, Marte, Sole invece, danno vigore al fisico e, se siete uomini, vi donano risultati eccellenti nello sport se appartenete alla prima e seconda decade, in particolare nella tonicità muscolare e nella prontezza dello scatto aggressivo. Questa sì che è la vostra giornata fortunata, con Venere bella ed elegante nel segno,
simultaneamente in sestile con Giove generoso e con la Luna appassionata, entrambi in segno di fuoco, perfetti per riscaldare il vento ancora frescolino del vostro segno, trasformando un maestrale in scirocco. Amore ed Eros. Avete tanto amore e passione da regalare, finalmente con le idee chiare, ma il partner negli ultimi giorni si è rivelato un po' freddo, distante. E allora approfittate di questo ponte per riavvicinarvi, provate a rilanciare, forse si è solito ritratto come uno scoiattolo offeso nella tana, ma sta sognando di voi, non aspetta altro che una vostra chiamata. La Luna gioca in casa con due assist del calibro di Mercurio e Giove, ma l'avversario non scherza. La partita è avvincente. Saprete parare i colpi bassi, con obiettività e concretezza. Per conquistare la persona amata vi affidate ai metodi tradizionali, sempre efficaci, come l'organizzazione di una romantica cenetta a due. E gli effetti che vedrete vi daranno ragione. Giove e Venere combinano la fortuna con l'attenta valutazione razionale delle situazioni. Lavoro e denaro. Vita sociale intensa e appagante, ovunque vi troviate, qualsiasi cosa diciate o facciate fate una splendida figura riscuotendo complimenti e applausi. Da non perdere una mostra, un museo, un piccolo borgo medioevale delizioso, sepolto tra gli ulivi, una bellezza da togliere il fiato. Conoscete persone che sarebbero contente di lavorare per voi e di esservi utili in qualche modo, dovete soltanto decidervi a farvi aiutare. Credere di potercela fare da soli, sarebbe presuntuoso da parte vostra. Se avete abbracciato la libera professione, con gli ottimi aspetti che Mercurio e Urano stanno per voi intrecciando, toccherete con mano consistenti successi. Se siete insegnanti, avvocati o giornalisti e svolgete dunque un lavoro collegato con la parola o l'uso sapiente dei mezzi di comunicazione fate però attenzione quest'oggi a come vi muovete. Nettuno, vi rema contro, specie se nati a giugno, andate cauti dunque, a non commettere passi falsi di cui pentirvi. Benessere. I potenziali per stare bene, pimpanti e iperattivi, ci sono tutti, peccato che qualcosa o qualcuno vi ostacoli, sferzando la vostra vitalità. In montagna attenti ai ruzzoloni, in bici alle strade dissestate, ma anche la città ha le sue insidie. Per esempio una buffata che vi lascia stravolti e stonati. Smodati in tutto, ecco il vostro unico problema. Avrai la tua solita energia illimitata oggi, insieme ad una consapevolezza emotiva in più che potrebbe essere una piacevole sorpresa. Per attingere a questa energia, assicurati di bere molta acqua e di stare lontano da cibi troppo lavorati. Per lei, rinuncia all'eleganza a favore della sportività, vi piace gareggiare, correre, impegnarvi in una partita di tennis, di pallavolo, di calcio. Par condicio anche in questo. Il guardaroba più bello lo sfodererete in altre occasioni, quando serve davvero. Per lui, chiacchiere da bar direbbe la vostra lei, ma tra omacci piace parlare di sport, di calcio, bisticciando in difesa della squadra del cuore. Sciocchezze da ragazzini, ma ormai è assodato, in ogni uomo si nasconde un bambinone. Colore delle emozioni, giallo sole. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.